per Yannick Sinner si avvicina l'appuntamento più atteso. Intanto emerge una nuova accusa. Ecco cosa è successo. Il conto alla rovescia è partito. 7 giorni ancora e per Yannick Sinner arriverà il momento più atteso di questo finale di stagione, le ATP Finals. Il numero uno al mondo affronterà gli altri 7 migliori tennisti della stagione per confermare il dominio avuto nel 2024 e infrangere il tabù della vittoria sui campi italiani. Un successo desiderato, ma mai arrivato. Lo ha sfiorato lo scorso anno, raggiungendo la finale sempre a Torino, fermato poi da Djokovic. Ora però Sinner si presenta come il grande favorito per la vittoria finale, con Alcaraz a fare da rivale più accreditato. Vincere significherebbe aumentare ulteriormente il già ricco montepremi incassato quest'anno, circa 16 milioni di euro che potrebbero arrivare anche a superare i 20 in caso di percorso netto alle finals. Un 2024 magico per Sinner, offuscato però dal caso doping che continua a tenere banco. Il ricorso della WADA al TAS di Losanna deve ancora essere discusso e lo sarà non prima del prossimo anno. L'argomento però continua a richiamare giudizi e opinioni da parte di esperti e attuali ed ex colleghi. Giudizi che piovono sul capo di Sinner e che riguardano anche il suo modo di scendere in campo, l'accusa in questo caso è pesantissima. Sinner, Kafelnikov attacca, unidimensionale. A lanciare l'ultima accusa a Yannick Sinner è l'ex tennista Yevgeny Kafelnikov che in carriera è stato anche numero uno al mondo oltre ad aver vinto un Roland Garros. Il russo non si è soffermato sul caso doping, ma ha attaccato il campione italiano sulle sue qualità in campo, è unidimensionale, le sue parole, stupidamente progettato per colpire. È una versione modificata e più moderna di Arbati e Johansson. Parole che hanno provocato numerose reazioni, con tanti che hanno preso le difese di Sinner e del suo indubbio talento. Tra questi anche il giornalista Dario Puppo, telecronista di Eurosport, che sul proprio canale YouTube ha risposto in maniera piccata al russo e alla sua opinione su Sinner. Arbati è una specie di primatista nelle vittorie contro i numeri uno, mentre Thomas Johansson non c'entra nulla con Sinner. Quindi l'affondo contro Kafelnikov. Per qualcuno se sei stato numero uno al mondo puoi dire qualsiasi cosa, non è così, una cazzata è una cazzata. Questo la netta replica di Puppo alle critiche che Kafelnikov ha rivolto a Sinner per il suo modo di giocare, un modo che, sarà anche unidimensionale, ma lo ha portato a vincere 2 slam e prendersi il primo posto nel ranking.